Ringrazio innanzitutto della possibilità di parlare oggi di questa nuova esplorazione, queste nuove esplorazioni dell'universo attraverso le onde gravitazionali e l'astronomia multimessaggera. Cercherò di fare un resoconto di quelle che sono state le scoperte degli ultimi anni e dell'impatto notevole che hanno avuto queste scoperte sia sulla fisica fondamentale che sull'astrofisica, e poi guarderemo al futuro, appunto Einstein Telescope, e quali sono le prospettive della terza generazione di rivelatori di onde gravitazionali. Gli attuali rivelatori che abbiamo e che ci permettono proprio di osservare quello che prima era invisibile, cioè quello che prima non riuscivamo a vedere attraverso lo spettro elettromagnetico e le particelle, quindi i neutrini, sono i due rivelatori LIGO negli Stati Uniti, il rivelatore Virgo, che è il rivelatore europeo che abbiamo a Cascina, che è stato finanziato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, principalmente anche dal CNRS, e sostanzialmente ha seguito poi la realizzazione, gli NFN di Virgo, la presa dati, le prime osservazioni, e quindi sostiene anche tutta la parte di data analisi e interpretazione dei dati. Questi tre strumenti sono attualmente in una fase di upgrade tecnologico e ricominceranno ad osservare l'universo in pochi mesi, fra pochi mesi. E c'è anche un altro rivelatore che è in Giappone, si chiama Kagra, e questo rivelatore entrerà in presa dati insieme agli altri, solo che ha una sensibilità molto ridotta rispetto agli altri interferometri. L'importanza di avere un network di interferometri è soprattutto legata alla localizzazione in cielo. Attraverso il network si riesce a misurare i segnali, e il ritardo temporale del segnale nei diversi interferometri permette di localizzare la sorgente. E questo è estremamente importante perché permette poi anche di puntare tutti quelli che sono i telescopi tradizionali, quindi i telescopi ottici a terra, i satelliti, e cercare di catturare anche la controparte elettromagnetica. Le sorgenti che si vedono nella banda osservata dai rivelatori che noi abbiamo a terra è una banda che oggi va da qualche decina di Hertz al kilohertz, e le sorgenti che possiamo vedere, le sorgenti astrofisiche che possiamo vedere in questa banda sono i buchi neri di massa stellare, che quindi vengono dall'esplosione di stelle massive, e anche le stelle di neutroni. Quello che vediamo è l'ultima fase di spiraleggiamento di due buchi neri o due stelle di neutroni, un buco nero e una stella di neutroni, la fase di fusione, e se sono questi oggetti molto vicini riusciamo a vedere anche il segnale di onde gravitazionali dall'oggetto che risulta da questa fusione. Quindi se sono due buchi neri, il buco nero finale, se sono due stelle di neutroni o il buco nero o una stella di neutroni che si forma dalla fusione delle altre due stelle di neutroni. Un'altra sorgente molto interessante è il collasso di stelle massicce, quello che dà luogo poi alle supernove. I segnali che noi ci aspettiamo dalle supernove sono molto più deboli dal punto di vista di onde gravitazionali, quindi con gli attuali strumenti riusciamo a vedere una supernova solo se avviene nella nostra galassia. Ci aspettiamo anche dei segnali cosiddetti continui. Se abbiamo una stella che ruota, tipo le pulsar, quindi una stella di neutroni che ruota, e questa è leggermente asimmetrica, quello che succede è che emette onde gravitazionali e il segnale è un segnale continuo. I segnali invece precedenti sono segnali brevi in tempo, che chiamiamo transienti. Un'altra possibile sorgente di onde gravitazionali che stiamo cercando è anche il cosiddetto background stocastico. Qui possiamo avere sia un background astrofisico, cioè la sovrapposizione di tanti segnali di sorgenti astrofisiche che non riusciamo a distinguere perché sono tante, oppure il cosiddetto background cosmologico, quindi le onde gravitazionali primordiali che danno luogo appunto a questo background. In base ai rate che stiamo vedendo adesso di sistemi di buchi neri e stelle di neutroni, il primo background che sicuramente riveleremo è il background astrofisico. Quegli eventi che noi andiamo a cercare sono eventi molto rari. Allora, per quanto riguarda ad esempio le stelle di neutroni, la fusione di stelle di neutroni in una galassia come la nostra galassia, ce ne aspettiamo 100 ogni milione di anni. La core collapse of massive star, quindi le supernove nella nostra galassia, diciamo 2
ogni 100 anni, una o due ogni 100 anni. Quindi sono più frequenti i core collapse of massive star, però qui il segnale è molto più debole, quindi quello che abbiamo osservato finora sono fusioni di buchi neri e stelle di neutroni. Finora ci sono stati 3 run di osservazioni e in particolare in ognuno di questi run di osservazioni è aumentata la sensibilità dei nostri strumenti. Lo vedete in questo plot in cui si vedono queste curve che via via vanno più in basso perché si aumenta la sensibilità. Quindi ci sono i run osservativi, ci si ferma, c'è tutta la parte di sviluppo tecnologico, aumenta la sensibilità. Ed è importantissimo aumentare la sensibilità perché quello che succede è che aumentando la sensibilità tu vai a coprire un volume di universo più grande. Siccome sono eventi rari, più è grande l'universo che osservi e più hai una probabilità di rivelare questi oggetti. Questo è il primo run di osservazioni. Nel primo run di osservazioni, nel 2015, nonostante non ci aspettavamo una prima rivelazione, prima dell'inizio del run abbiamo osservato un evento fantastico, un segnale fortissimo, quindi con un alto signal to noise ratio, e lo vedete qua, questa è la prima rivelazione a terra di onde gravitazionali, e in alto vedete il segnale, questo è il modello, esattamente questi sono i residui, quindi un segnale perfettamente consistente con i modelli che ci aspettavamo di emissione da 2 buchi neri che si fondono. Di questi segnali poi ne abbiamo visti altri 2 durante il run osservativo, e questo segnale è stato estremamente importante perché prima di tutto ci ha detto che 2 buchi neri di massa stellare possono essere in un sistema binario, possono fondersi nella ball time, e quello anche che è stato sorprendente è stata la massa di questi oggetti. Questi hanno una massa intorno alle 30 masse solari e noi ci aspettavamo buchi neri intorno a 10 masse solari, e quindi questo ha avuto un impatto molto forte su la nostra conoscenza dell'evoluzione delle stelle massicce, come muoiono le stelle massicce. Queste stelle, le stelle che danno origine a questo tipo di black hole, sono estremamente massive e sono in ambienti con bassa metallicità. Questo permette che nella loro vita non perdono tantissima massa e la maggior parte della loro massa cade nel buco nero e dà luogo a questi buchi neri molto molto massivi. Il secondo round di osservazioni ci ha portato le rivelazioni a 11, di cui anche un binary neutron star di cui vi parlerò ampiamente. E questa è la situazione dopo il terzo run. Quindi da pochi eventi, da niente, prima del 2015, oggi siamo di fronte a 90 eventi di segnali di onde gravitazionali. La maggior parte di questi eventi sono fusioni di buchi neri, e ciò che è interessantissimo è che prima non sapevamo niente di questi buchi neri stellari in sistema binario, pochissimo, e oggi possiamo incominciare a fare studi di popolazione. Sappiamo più o meno qual è la loro distribuzione di massa, incominciamo ad avere informazioni su come questi oggetti ruotano, e cominciamo anche ad avere informazioni su qual è il loro canale di formazione. Ad esempio, cominciamo a vedere, ad avere evidenze che questi buchi neri in sistema binario si formano sia in galassie come sistemi singoli, in cui abbiamo un sistema binario di 2 stelle che evolve e dà luogo poi ai buchi neri, e i buchi neri si fondono, ma che c'è anche una popolazione legata ad ambienti dinamici in cui abbiamo molti di questi buchi neri binari che sono gli ammassi di stelle. E quindi questo è interessantissimo perché ha avuto veramente un impatto notevole sulla nostra conoscenza di come evolvono appunto stelle massive e si formano i buchi neri. Poi abbiamo avuto questo evento bellissimo che è un simbolo della nascita dell'astronomia multimessaggera con le onde gravitazionali, che è stata la prima rivelazione del segnale da un sistema binario di stelle di neutroni. La prima cosa che abbiamo osservato è stato il segnale gravitazionale. Dal segnale gravitazionale si può estrarre la massa. E questo è un po' un incubo dal punto di vista della la massa, dal punto di vista elettromagnetico, perché con lo spettro elettromagnetico la massa è sempre stimata in maniera indiretta. Invece dal segnale gravitazionale si può stimare direttamente la massa di un oggetto astrofisico. E la massa dell'oggetto dal segnale che abbiamo visto era perfettamente consistente con quello che ci aspettiamo per le stelle di neutroni. Un altro parametro molto importante che possiamo estrarre dal segnale di onde gravitazionali
è sostanzialmente quello che è chiamato tidal deformability, che dà sostanzialmente quanto si deforma la nostra stella e quanto si distrugge la stella quando le due stelle sono molto vicine. Questo parametro è estremamente importante perché è direttamente legato all'equazione di stato della stella di neutroni. Questo ci permette di capire che le osservazioni di onde gravitazionali sono importanti perché ci permetteranno di capire qual è l'equazione di stato delle stelle di neutroni. E allo stesso tempo è importante perché ci dice quanta materia si distrugge quando le stelle sono vicine, cioè quanta materia si forma intorno per dar luogo all'emissione elettromagnetica. Quello che abbiamo visto è stata la fase finale di questo spiraleggiamento di queste due stelle di neutroni, quando sono molto vicine incominciano a distruggersi e si crea tutto un materiale attorno, si formano due getti di relativistici di materia e energia e si forma anche tutta una parte subrelativistica, che è questa che vedete, di detriti, piena di neutroni, con un'alta densità di neutroni, in cui si formano gli elementi più pesanti del ferro. E questo è il getto che interagisce con il mezzo interstellare. Ed effettivamente quello che abbiamo osservato è stato il segnale dal getto, ovvero abbiamo osservato un short gamma ray burst, e i gamma ray burst sono questi flash nel gamma, ne osserviamo uno ogni qualche giorno, e li conosciamo da 30 anni, ma c'era una classe di gamma ray burst, quella corta, di cui non sapevamo l'origine. Si pensava fossero associati con la fusione di stelle di neutroni, ma le onde gravitazionali sono state il modo per confermare questo scenario, e questo evento è stato osservato sia da Fermi e poi anche da Integral, e questo evento è perfettamente consistente con i gamma ray burst, short gamma ray burst precedenti, cioè stessa durata in tempo, meno di 2 secondi, stesso spettro, ma questo evento, se confrontato con tutti i GRB conosciuti, si trova qua, a livello di energetica. Quindi significa che questo evento è molto molto più debole. Quindi si è iniziato a pensare, ma questo è un evento intrinsecamente più debole o siamo di fronte al primo getto osservato fuori asse? Cosa succede? Noi abbiamo un getto relativistico e inizialmente soltanto un osservatore che lungo il getto riesce a vederlo. Quando questo oggetto decelera perché interagisce con il mezzo interstellare, quello che avviene è che la superficie che emette è inversamente proporzionale a 1 su Lorentz factor, cioè cresce con il diminuire della velocità per questa interazione col mezzo interstellare. Quindi cosa succede? Che dopo un certo intervallo di tempo anche un osservatore che è fuori asse riesce a vedere questa osservazione. E prima di GV17-017 nessuno short GRB era stato osservato fuori asse. Queste sono praticamente tutte le prime osservazioni e questi sono i modelli in varie bande, quindi si parte dall'X fino ad arrivare al radio e si vede sostanzialmente che le prime osservazioni, in particolare l'X ma anche il radio, che sono stati cercati per tanti giorni e non trovati e poi sono comparsi 9 giorni dopo e 16 giorni dopo, sono perfettamente consistenti con questo modello di getto visto fuori asse. Questo in grigio chiaro sarebbe in asse. Quindi i primi articoli che sono usciti dicevano che stiamo vedendo il primo getto fuori asse. Però quello che ci si aspettava per un getto che ha una velocità uniforme, si aspettava una diminuzione del flusso. Invece, sorpresa, per tanti mesi quello che abbiamo osservato è stato un aumento del flusso. E questo può essere spiegato con due scenari. Un oggetto strutturato in cui c'è una struttura, cioè c'è una velocità che dipende dall'angolo, qua siamo più veloci, qua più lenti, oppure da un oggetto che non è riuscito a uscire e che ha creato un outflow isotropico con velocità radiale. Lo studio del flusso nel tempo non è in grado di distinguere tra questi due scenari. E qui
sono entrate le osservazioni nel radio. Nel radio abbiamo degli strumenti che ci permettono una risoluzione incredibile, quindi di guardare le dimensioni della sorgente. Guardando le dimensioni delle sorgente, con questo lavoro fatto con l'Istituto Nazionale di Astrofisica, quello che abbiamo fatto è andare a misurare la dimensione della sorgente. La dimensione della sorgente non è consistente con l'outflow isotropico, quindi oggi noi sappiamo che lì c'è stato un getto e che questo getto è un getto strutturato, quindi nei GRB noi abbiamo getti strutturati. Un altro lavoro importantissimo, sempre fatto attraverso gli strumenti ESO e con l'Istituto Nazionale di Astrofisica, è stato quello di andare a guardare anche la luce nell'ottico. Questo materiale subrelativistico, non il getto, ma quindi questo materiale tutto intorno un po' più lento, è un materiale ricco di neutroni con una temperatura tale in cui ci si aspetta la nucleosintesi degli elementi pesanti con diverse componenti. Abbiamo osservato una luce blu nel primo periodo, poi una luce rossa. Vedete gli spettri che sono stati presi con ESO, con il VLTX shooter, con gli strumenti ESO. E qua queste strutture che vedete sono importantissime perché sostanzialmente ci spiegano la formazione degli elementi più pesanti del ferro, in particolare la formazione dei latanidi. E sostanzialmente oggi sappiamo che la fusione di sistemi binari di stelle di neutroni è uno dei canali più importanti per la formazione di questi elementi nell'universo. Questo evento, insieme anche alla parte elettromagnetica, ha avuto un impatto fondamentale in tanti campi dell'astrofisica. In particolare sappiamo molto di più sui getti relativistici da gamma ray burst, sappiamo molto di più sulla nucleosintesi nell'universo, cominciamo a conoscere meglio l'equazione di stato delle stelle di neutroni. Ci ha permesso anche di fare cosmologia, perché dal segnale gravitazionale noi abbiamo direttamente la distanza. Se abbiamo anche il segnale elettromagnetico, l'identificazione della galassia ospite, abbiamo il redshift. Con il redshift e la distanza possiamo misurare il tasso di espansione dell'universo. Possiamo stimare l'Hubble constant e sostanzialmente adesso abbiamo grandi errori sulle stime. Però questa è una tecnica estremamente importante perché noi oggi abbiamo una tensione, nel senso che le supernove ci dicono che abbiamo un certo tasso di espansione, invece se guardiamo la radiazione cosmica di fondo abbiamo una Hubble constant che sembra non essere consistente. Questo non ha, è una misura che ha sistematiche completamente diverse da quelle dell'elettromagnetico e quindi potrebbe da qui, da queste misure, venire la risposta su qual è il tasso di espansione locale dell'universo. Altra cosa che abbiamo fatto, il ritardo temporale tra l'onda gravitazionale e il gamma ray burst, 1.7 secondi, conoscendo la distanza, ci ha permesso di calcolare qual è la velocità con cui si muovono le onde gravitazionali ed è perfettamente consistente con la velocità della luce e questo è stato molto importante in fisica fondamentale perché ha eliminato una serie di modified gravity model che predicevano sostanzialmente una velocità diversa delle onde gravitazionali rispetto alla luce. Una delle tante scoperte, non ho tantissimo tempo quindi ho scelto solo una delle tante scoperte molto molto interessante è stata che abbiamo fatto nell'ultimo run osservativo è quello di aver visto il segnale da due buchi neri molto massicci che hanno formato un buco nero di massa intermedia, cioè sopra 100 masse solari. Anche questa è stata una grande scoperta perché non era stato mai osservato prima un intermediate massive black hole e sostanzialmente in modo così diretto e sostanzialmente anche molti modelli di evoluzione stellare non predicono l'esistenza di questi buchi neri di massa intermedia. Questo buco nero è estremamente interessante non solo per il risultato finale, che appunto è un buco nero di massa intermedia, ma anche per le due componenti che danno origine a questo buco nero, perché si trovano
in una regione in cui non ci si aspetta buchi neri dalla evoluzione stellare, cioè non ci si aspetta buchi neri che provengono dalla diretta esplosione, esplosione di supernove e formazione del buco nero. Quindi qui sicuramente forse questi buchi neri, almeno lo scenario per spiegarli, è quello che non sono dei buchi neri che direttamente vengono dalla morte di una stella massiva, ma probabilmente sono buchi neri di seconda generazione in questi ambienti estremamente densi, come possono essere appunto gli ammassi stellari, ma potrebbero essere anche buchi neri che si sono formati nei dischi di accrescimento dei nuclei galattici attivi, che sono i dischi di accrescimento per quelli che vengono chiamati supermassive black hole, che sono quelli al centro delle galassie. Quindi fino ad oggi noi abbiamo scoperto buchi neri, stelle di neutroni, siamo ancora cercando segnali dal collapse of massive star, continuous wave e stochastic background. Siamo di fronte a un'astronomia completamente nuova, siamo agli albori di questa astronomia e riusciamo ad osservare un universo che è piuttosto vicino. Da allora, cioè da Galileo, oggi abbiamo il James Webb Telescope e possiamo osservare praticamente veramente fino a lontanissimi, quindi quasi all'inizio dell'universo, e molti strumenti dei prossimi anni sono proprio focalizzati a capire l'origine dell'universo e a guardare le prime strutture che si sono formate nell'universo. E quindi anche con le onde gravitazionali noi vogliamo fare questo salto, e per questo stiamo pensando a degli strumenti che ci permettono proprio questo salto, che ci permetterà di osservare l'intero universo attraverso le onde gravitazionali. In Europa il progetto si chiama Einstein Telescope, il design attuale è quello di avere una forma triangolare in cui abbiamo separata l'alta e la bassa frequenza. È sostanzialmente uno strumento underground in cui quindi si abbatte il rumore sismico e una notizia molto importante è che nel 2021 questo strumento è stato incluso nell'ESFRI, cioè nella roadmap delle priorità in Europa di infrastrutture da costruire. Quindi questo Einstein Telescope si farà, dove ancora lo dovremo decidere, è uno strumento fantastico perché ci permetterà appunto di osservare l'intero universo, ve lo faccio vedere. Negli Stati Uniti stanno lavorando su uno strumento di terza generazione che ha un concetto diverso, che si chiama Cosmic Explorer. Questo strumento non è triangolare, è ad L e non è underground. Ma a differenza dell'Einstein Telescope, che sono 10 km di lunghezza delle braccia, Cosmic Explorer avrà una lunghezza delle braccia di 40 km. Loro guardano molto all'alta frequenza, con Einstein Telescope guardiamo molto alla bassa frequenza. Questo è l'incremento di sensibilità che avremo in tutte le frequenze, e avremo un incremento di sensibilità di circa un fattore 10, praticamente a tutte le frequenze, ma la cosa importante è che esploreremo la bassa frequenza, che è una finestra totalmente nuova in cui gli strumenti attuali non sono in grado di osservare. Perché è così importante la bassa frequenza? Perché quando noi osserviamo un buco nero, la sua massa è reshiftata. Quindi significa che se noi vogliamo vedere i buchi neri attuali, ma all'inizio dell'universo, quindi veramente andando indietro nel tempo, questi si spostano nella bassa frequenza. Quindi per osservare veramente l'early universe noi abbiamo bisogno della bassa frequenza. Se otteniamo la sensibilità nella bassa frequenza attraverso questo strumento underground, potremo veramente vedere la fusione di buchi neri sin dai primi buchi neri. Quindi si arriverà a reshift incredibile, qui si parla ordine di 100, quindi early universe. Potremmo fare veramente studi di popolazioni, perché potremmo
vedere la fusione di sistemi di buchi neri, di stelle di neutroni lungo la storia cosmica. Per darvi dei numeri, queste sono prediction che abbiamo fatto, in cui prendiamo quello che conosciamo oggi di queste popolazioni e attraverso dei, si chiamano population synthesis model, siamo in grado di produrre in base a quello che sappiamo oggi le popolazioni di questi oggetti. Con Einstein Telescope noi ci aspettiamo 10 alla 5 binary neutron star per anno e 10 alla 5 binary black hole merger per anno, quindi dei numeri enormi. E vicino potremmo beneficiare del fatto che ogni segnale verrà visto con un signal to noise ratio molto, molto più alto, quindi potremmo passare in un regime di astronomia delle onde gravitazionali di precisione, quindi potremmo veramente andare ad esplorare l'interno di una stella di neutroni. E tutto quello che facciamo oggi lo faremo con una stima dei parametri incredibile rispetto a quello che è possibile oggi. E potremo andare anche a osservare, sempre andando a bassa frequenza, questa parte qua, cioè potremo andare a osservare i buchi neri con massa maggiore di 100 masse solari. Perché sono così interessanti? Perché noi abbiamo due popolazioni di buchi neri, questi buchi neri di massa stellare e i buchi neri al centro delle galassie, milioni, miliardi di masse solari, e non sappiamo assolutamente se queste due popolazioni hanno un qualche legame, non sappiamo come si formano questi buchi neri supermassivi, e la risposta potrebbe essere appunto in questi intermediate massive black hole osservati ad alto redshift, che via via hanno dato luogo poi, grazie al merger, a buchi neri più massicci. E qui sarà importantissimo l'interazione tra Einstein Telescope, uno strumento per la rivelazione di onde gravitazionali che si chiama LISA, che avremo in orbita e che andrà a osservare i buchi neri più massivi, e questo ci permetterà di capire se i buchi neri al centro della galassia vengono la fusione di buchi neri meno massicci. Un'altra cosa importantissima, vedremo l'early universe, è possibile che vedremo dei buchi neri che non provengono dalle stelle, ma che sono i cosiddetti buchi neri primordiali, che vengono proprio dalle fluttuazioni iniziali dell'universo. La cosmologia, veramente con la terza generazione si potrà parlare di cosmologia, perché avremo tanti segnali come GV17017, perché potremo utilizzare i buchi neri proprio come tracer di large scale structure, e quindi anche dal punto di vista della cosmologia la terza generazione sarà importantissima, anche per testare la modified gravity a distanze cosmologiche. Per quanto riguarda il multi-messenger, vi do qualche numero. Prima di tutto, quando si parla di multi-messenger, quindi quando bisogna puntare i telescopi ottici o i satelliti, è estremamente importante la localizzazione in cielo. ET da solo è in grado di localizzare, perché andando a bassa frequenza si può seguire ad esempio il segnale di due neutron star che stanno fondendo per un periodo lungo durante l'inspiral, e questo permette di usare la rotazione della Terra, quindi l'imprint della rotazione della Terra sul segnale, per fare localizzazione. In particolare avremo circa 100 detection con una sky localization che non è quello che otteniamo oggi con tre interferometri, e per questi segnali avremo anche quello che è chiamato early warning, cioè potremo segnalare l'evento prima del merger, quindi dire a tutti quelli che sono gli osservatori elettromagnetici: a quell'ora, a quel minuto, a quel secondo avverrà un merger, puntate in quella direzione. E questo è importantissimo, perché poi permette di prendere tutta la prima luce, la prima radiazione elettromagnetica, e capire bene il meccanismo di emissione anche elettromagnetico legato a questi fenomeni. Chiaramente se T è in un network di detector, la sky localization aumenta tantissimo, quindi in un anno si potranno avere 1000 detection con sky localization minore di 10 gradi quadrati. Per dirvi un paragone, gli strumenti ottici attuali a grande campo tipicamente hanno un campo di vista di 10 gradi quadrati, anche un po' meno di 10 gradi quadrati. Se ci sono due Cosmic Explorer, uno negli Stati Uniti e uno in Australia, la situazione è ancora meglio, perché potremo avere un sacco di eventi con sky localization ancora più piccola.
L'universo sarà praticamente diviso in due. Vicino riusciremo a vedere le controparti ottiche, quindi quelle che vi ho fatto vedere prima, questo materiale dove si formano gli elementi pesanti, che si chiama chilonova, e più lontani invece per avere una controparte avremo bisogno per forza dell'alta energia, dei gamma ray burst. In particolare, per darvi qualche numero, abbiamo fatto delle simulazioni con lo strumento, diciamo, più innovativo che avremo nei prossimi anni dal punto di vista ottico e campo grande, che si chiama il Vera Rubin Observatory, e potremo avere 40 joint detection per anno tra Vera Rubin e ET, che corrisponde ad avere misure sull'Hubble Constant con una precisione incredibile, quindi meglio delle supernove. Per quanto riguarda l'alta energia, qui avremo veramente che tutti i short di GRB che osserviamo oggi avranno anche un segnale gravitazionale. E in particolare, in base alla diversità dei satelliti, avremo dalle decine alle centinaia di detection per anno, di joint detection. Quindi capite che quell'unico evento che vi ho fatto vedere lo potremo avere su 100 eventi all'anno. Quindi realmente saremo in un regime di astronomia multimessaggera. Di recente abbiamo scoperto che i gamma ray bursts possiamo vederli anche al TV, in quella che viene chiamata Very High Energy. Anche lì bellissimo, perché ci permette di scoprire tantissimo sui meccanismi di accelerazione delle particelle che danno queste emissioni incredibili. E nelle onde gravitazionali potremo utilizzare quello che vi ho fatto vedere prima, cioè l'early warning, per puntare i satelliti di Very High Energy, in particolare uno in cui l'Italia è ampiamente coinvolta, che è il CTA. Riusciremo praticamente a dare un segnale a CTA prima del merger, e quindi si potrebbe anche pensare di osservare l'emissione di Very High Energy prompt proprio nell'istante del merger. E questo, diciamo, è il futuro. Il futuro è pieno di satelliti, è pieno di nuove anche telescopi a terra, in cui si inserisce l'Einstein Telescope, e quindi il lavorare insieme di questi strumenti sarà fondamentale, perché permetterà proprio una rivoluzione nella conoscenza dell'early universe, nella fisica fondamentale e nell'astrofisica. E l'ultima slide è il mio best wish, che il centro dell'esplorazione dell'universo possa essere la Sardegna, che penso che per la fisica italiana è importantissimo. Mille grazie, Marika, per questa bellissima esposizione. Volevo sapere se ci sono domande, commenti, osservazioni. Grazie Marika, veramente seminario molto bello. Hai brevemente citato l'AISA, puoi dirci qualcosa di più sullo stato attuale e le prospettive future per l'AISA? Okay. In questo contesto? Allora, per l'ISA il momento, chiaramente c'è tutto lo sviluppo in questo momento tecnologico per l'ISA, e ancora è confermato, penso, comunque dopo il 2030, quindi, diciamo, guardando sia Einstein Telescope e LISA, potrebbero partire insieme a Einstein Telescope 2035-2040. Chiaramente penso LISA è fondamentale, perché come nell'astronomia elettromagnetica, aprire più finestre implica scoprire nuove sorgenti, oppure magari vedere le sorgenti che possiamo vedere con Einstein Telescope prima. I buchi neri, ad esempio, di 30 masse solari si possono vedere prima con LISA e poi con l'Einstein Telescope, quindi puoi fare anche tutta una parte di analisi a multibanda, che è fondamentale. E diciamo che con le onde gravitazionali, rispetto alle onde elettromagnetiche, siamo indietro, però aprendo tutte queste finestre sarà interessantissimo. Ci sono anche concetti nella banda del decihertz, sono più progetti più pionieristici, ad esempio utilizzare la Luna, mettere sostanzialmente dei sismometri sulla Luna, che potrebbe aprire la parte del decihertz, oppure anche lì mettere satelliti sullo spazio. Anche lì è estremamente interessante, perché è legato anche alla fusione di stelle di
White Dwarf Star, quindi legato a tutta la cosmologia supernova e Type 1A. È un'astronomia che si sta sviluppando e speriamo di aprire tutte queste nuove finestre e anche di aumentare la sensibilità nella parte che possiamo vedere da Terra. Scusami, potresti ricordare a tutti l'ISA cos'è esattamente? Sì. Io lo so, però temo che molti non lo sappiano. L'ISA, non so come si dice. Sostanzialmente è un interferometro nello spazio, ha tre braccia, e quindi lì sfrutti il fatto che non hai tutto il seismic noise che abbiamo a bassa frequenza, il fatto che queste braccia le puoi mettere anche lontanissime, e quindi riesci a vedere tutta una frequenza più bassa rispetto all'LIGO Virgo Einstein Telescope, e diciamo le sorgenti principali sono la fusione di buchi neri massivi, oppure oggetti compatti che cadono nei buchi neri massivi, la fase di spiraleggiamento delle stelle di neutroni, di white dwarf, non neutroni. Bene, c'è una domanda lì, sì, Marco. Sì, grazie Marica per il bellissimo seminario. È chiaro che è un'astrofisica completamente nuova rispetto a quella che si faceva qualche decennio fa. Insomma, adesso faccio presente, forse tu lo hai detto, quando c'è stata questa campagna osservativa per le due stelle di neutroni che hanno fatto il merging, c'è stato un articolo, 3.500 autori circa, e quindi un po' tutto il pianeta, no? Quindi questo fa capire come veramente l'interesse di tutta l'astronomia, dal radio, ottico, high energy, eccetera. La domanda che ti faccio è questa: ci sono molte cose che stiamo capendo, ma altre che non capiamo. Io personalmente non capisco come mai di questi novantina di eventi di black hole, neanche uno abbia avuto un po' di gas intorno, un po' di materia. Come interpreti il fatto che su 90 eventi circa uno solo sia stato quello con un segnale elettromagnetico di stelle di neutroni e gli altri no? Allora, dal punto di vista gravitazionale, con masse più grandi tu riesci ad andare più lontano, perché il segnale ha un signal-to-noise ratio maggiore. Quindi noi stiamo esplorando, per quanto riguarda le masse grandi, un volume più grande. Questo è il motivo per cui abbiamo visto più binary neutron star, binary black hole merger. Dal punto di vista di rate, siamo ancora nella fase, ci sono degli errori grandi sui rate, però il numero di la frequenza di fusione di stelle di neutroni nell'universo è più frequente della fusione di buchi neri. Però vediamo più buchi neri perché hanno un segnale più forte. Quindi andare ad aumentare chiaramente il volume che osserviamo, dovremmo osservare più anche fusione di stelle di neutroni. Il fatto che non sia gas intorno a questi buchi neri è un po' prevedibile, nel senso che sono buchi neri di massa piccola, quindi intorno non ti aspetti massa. Ci sono degli scenari in cui te la puoi aspettare, ovvero quando il tempo. Allora, quello che succede è che tu formi un buco nero dall'esplosione di una supernova, formi il secondo buco nero dall'esplosione della supernova, però poi devi aspettare tutto il tempo prima del merger, ok? Quindi quello che succede è che in realtà il materiale intorno non c'è più, anche per questi sistemi, quando la supernova explosion gli dà un kick che li porta via da dove si sono formati. Se il tempo di delay per avere il merger è molto breve, potresti avere ancora del materiale intorno, allora in questo caso potresti avere il segnale elettromagnetico. Però anche delle simulazioni che fanno, gli eventi di questo tipo, ce ne può essere qualcuno, ma sono veramente minoritari. L'altra cosa invece potrebbe essere che questi buchi neri sono nei dischi di accrescimento, allora lì hai già un ambiente più denso in cui puoi avere del materiale intorno e avere praticamente quindi il materiale che ti dà il segnale elettromagnetico. Quando invece andremo a vedere i sistemi massivi, quindi quando incominciamo a parlare di 10 alle 3 massa solare, allora lì abbiamo dei sistemi su cui ci aspettiamo già dei dischi di accrescimento intorno al buco nero. Benissimo, ci sono altre domande? Sì. Grazie per il bellissimo, per la bellissima presentazione. Professoressa, ho una domanda, io sono un geologo, sento sempre parlare di materia oscura, non ho sentito usare questo termine oggi, forse l'ho perso.
questo tipo di nuova astrofisica e tecnica può dare? Dunque, i buchi neri che stiamo osservando potrebbero anche essere legati alla materia oscura, però quelli che stiamo osservando fino adesso sono perfettamente consistenti appunto con l'evoluzione delle stelle e non sono in grado di spiegare, in base ai rate che vediamo, anche in base all'evoluzione che aspettiamo, la materia oscura. In realtà, ad esempio, l'Einstein Telescope è uno strumento che si avvicina di più a questo, perché ci permetterà di vedere anche i primordial black hole, ci permetterà di vedere anche vicino sia ai buchi neri, molto di più, con un signal to noise ratio più alto. Allora, in quel caso forse potremo vedere diciamo fenomeni legati anche alla materia oscura. Quello che stiamo osservando ora, ci sono stati dei lavori che hanno cercato di capire se i buchi neri che stiamo vedendo possono spiegare la materia oscura. No, in questo momento no. Benissimo. Allora, esattamente in tempo vorrei ringraziare. Allora, velocissima, grazie per la bella presentazione e poi sapere, rispetto alla candidatura italiana dell'Einstein Telescope, focalizzata in Sardegna, quali sono i tempi tecnici e come sostenere questa candidatura? Grazie. La selezione del sito è attualmente prevista per fine 2024. C'è tutto in questo momento tutto uno studio dei due siti dal punto di vista geologico e diciamo ci sarà poi un comitato che selezionerà tra questi due siti.